Chiaro. Meglio che. Ok, la registrazione è avviata. E. Ok, va bene. Quindi Presente. presente, buongiorno e buon lavoro. Fabio. Presente Rosi, buongiorno. Buongiorno. Presente, buongiorno. Sabatani. Buongiorno, presente. Buongiorno. Quindi, ok. La commissione è regolarmente La costituita. commissione regolamentare Sì. Sì, sono qui, buongiorno. Qui è. Sì, grazie Walter. Abbiamo sentito poco e niente, però facciamo una cosa. Nel frattempo che noi ci organizziamo, non so se tu puoi sentire l'ufficio del Verde Municipale, se puoi sentire Via Perlasca, ecco l'ufficio, perché questa mattina abbiamo un collegamento con Di Millo. Dato che non lo vedo tra i presenti, comunque è entrato Fabio Piattoni. Sì, è entrato. E vediamo. Non vedo tra i presenti Di Millo Giuseppe, sì, il responsabile del primo tema all'ordine del giorno. Probabilmente, non so, Walter, ci può scrivere qualcosa in chat? O se nel frattempo stai provando a chiamare? Ah, ecco, c'è pure Fabio. Ok, prova a chiamare. E c'è anche Fabio, quindi la presenza di Fabio Presente, Sabatani. buongiorno. Scusa. Sì, grazie. Grazie Fabio. E quindi la presenza gliela presa Walter. Oggi Walter ha problemi, ecco, ve lo ribadisco per gli ultimi entrati, ha problemi di audio, quindi riuscirà a comunicare con noi solo tramite la chat. E adesso io gli ho chiesto di sollecitare l'invito, l'audizione dell'ufficio tecnico per quanto riguarda i tre progetti che sono all'ordine del giorno. Li ricordo, sono quelli di Via Nagni, quelli di Tor Sapienza, il progetto di Tor Sapienza e l'altro progetto sull'area sempreverde municipale di Casale Rosso. Parliamo di tre aree verdi municipali, probabilmente le più sono le più grandi che abbiamo. Perché di aree verdi noi, come tutti sappiamo oramai da molto che facciamo commissioni per quanto riguarda la pertinenza del verde municipale, quindi tutti noi siamo a conoscenza che le nostre aree verdi, le nostre aree, la competenza delle nostre aree verdi sono molto molto limitate, non limitate, ne abbiamo poche, abbiamo poche aree verdi e di questa decina che abbiamo, appunto le tre sono quelle che ho citato poco fa e dato che le andiamo a riqualificare con una direttiva, aspettate un attimo, scusate.
mi hanno comunicato che il dottor Di Millo ha problemi ad entrare in Teams e sicuramente io adesso gli ho fatto un nuovo invito, mentre parlavo gli ho fatto un nuovo invito e se non riesce ancora di nuovo mi chiama e così ci descrive i tre progetti che all'ordine del giorno. E io sinceramente, come tutti noi, non ho scritto di inviarceli, di inviarmeli, perché poi io ve li avrei girati via email, perché comunque oggi, essendo in audizione, gli avremmo chiesto anche di postarceli in chat se appunto aveva la possibilità di entrare, se ha la possibilità di entrarci, li facciamo postare in chat così, oppure glieli chiediamo di inviarmeli via email e poi io ve li giro a voi. E sentiamo poi qual è la soluzione migliore. E, vediamo. Stavo cercando di leggere, vediamo che dice. Vediamo che dice. Scendiamo, ecco, aspetta. Non so chi è. Sì, ok, ecco, tutti leggete, quindi anche Walter sta cercando di sistemare, di ripristinare l'audio. E quindi nel frattempo che aspetto la chiamata di Di Millo, e possiamo, sì, perché non è collegato, vedo che non riesce a collegarsi, e quindi niente, adesso provo a chiamarlo io. Quindi comunque avevamo premesso queste cose che vi ho detto e per ulteriori chiarimenti, mi sembra che la volta precedente, non so se Paolo mi ricordo che aveva detto che su Via Nagni avevano iniziato i lavori della recinzione o gli avevano ultimati, e Paolo ti ricordi? Qualcosa del genere? Sì, oppure chi magari ha fatto sopralluoghi nella zona di Anagni, non so se Monia o Paolo sanno qualcosa in più rispetto sì. ai lavori, perché io francamente non sono passato su ultimamente. Hanno fatto la recinzione. Ah, ok. Sulla strada, a bordo strada, sì, ecco, adesso mi ricordo che avevano lasciato anche qualche posteggio auto. Vado così a memoria, non ricordo bene. Appunto quello che in qualche commissione avete detto. Intanto io provo a chiamare Di Millo, scusate un attimo. Ok, ho difficoltà e anche con per via a telefono. E, a questo punto non so se. Ecco. Buongiorno, sono Simonetta. Ti prego. Senti, a Walter che sta un attimo sistemando il PC perché non gli funzionava bene l'audio.
quindi un momentino solo. E sta pro- e ha- hai provato a Di Millo? Hai provato a Di Millo? Di Millo ha problemi a entrare, mi dice. Ok. Sì, capisco. Sì, sì. Sì, grazie. Insomma, queste erano... erano... ecco, sì. Pronto? Pronto? Sì. Sono Di Millo, Giuseppe. Ah, ah, sì, buongiorno. Buongiorno, Di Millo. Sì, siamo stati informati, siamo stati informati che... non riesco qui all'ufficio, cioè, non lo so, non va questa sì. cosa, non funziona, quindi se è possibile posso... Sì, noi... sì, voce. Tanto... sì, ti ho messo in viva voce, la commissione ti sente. Okay. Noi avevamo... all'ordine del giorno avevamo messo i tre progetti... della direttiva, la direttiva, sì, e che comunque sicuramente hai letto l'ODG, quindi sai di cosa stiamo parlando. E, vogliamo partire da Via Nagni? Sì, se vuoi più... informazioni su quel, va bene, sì. Sono tre, diciamo, l'investimento è unico e ci sono tre progetti all'interno di quell'importo da lavorare, diciamo. Sì. Quindi, lo sapete, c'è Via Nanni, c'è Parco Casale Rosso, sì. E c'è Tor Sapienza, Parco di Tor Sapienza. Quindi volevate la descrizione, non so, nel merito... sì, perché magari non tutti noi ci ricordiamo effettivamente cosa si va a riqualificare oppure a fare di nuovo, ecco, perché su Via Nagni andiamo a fare cose nuove. Su Via Nagni facciamo non è una riqualificazione, ma come dire, un nuovo progetto, non esiste nulla, sapete che è un'area verde, sì, sì. Che sta in quelle condizioni, diciamo, non è strutturata, non ha nulla, quindi fino a un certo punto la riqualifichiamo col progetto in essere, che è quello che sta andando in gara, e fino a un certo punto, perché arriveremo fino al limite dell'asilo nido, per capirci, no? Le spalle, sì. Dell'asilo nido, quello, sì. Sarà il limite dell'area, perché dietro poi c'è tutta un'altra situazione che non poteva essere contemplata adesso in questi lavori. E niente, lì sarà strutturata in una maniera, è stata pensata in una maniera abbastanza, tra virgolette, morbida, quindi poco impattante per quanto riguarda sia i materiali che le piante, quindi legno, tufo, alberi che sono autoctoni della macchia mediterranea, quindi con poche reggenze idriche, perché non c'è l'acqua, chiaramente non c'è pozzo, non c'è l'acqua, quindi è stato strutturato in modo tale da essere un giardino, perché insomma, l'area non è grande, 2000 metri, non possiamo chiamarlo giardino, parco, ma è un giardino, diciamo, di quartiere. Mi sentite ora? Scusate l'interruzione. Scusa. Mi sentite bene ora? Sì, adesso ti sentiamo bene, Walter. Perfetto. Benissimo. Va benissimo, sì, sì. Ok. Sì, io tanto la registrazione ha sentito quello che ha premesso il dottor Di Millo. Ci sta descrivendo l'area verde di Via Nagni. Ci sta parlando di come verrà riqualificata, perlomeno in questa prima parte dell'investimento, del progetto. Ecco. Sì, prego, prego Di Millo, può continuare, prego, puoi continuare. Allora, sì, dicevo, la recinzione sul fronte strada è stata già fatta con un appalto in essere, stiamo eseguendo adesso i lavori, sì. nella direttiva dell'anno 2019, sì. E è stata già chiusa, quindi già c'è la recinzione, è sistemata, c'è un cancello, quindi già l'area è inaccessibile in questo momento. Sì. Sarà sistemata con un declivio per accompagnare il terreno verso la parte pianeggiante, perché non so se la conoscete, ma quell'area sta diciamo in un dislivello rispetto al marciapiede e alla strada, no? Al piano stradale, si trova circa 2 metri sotto il livello della strada.
quindi ci verrà accompagnata con un declivio dove saranno formate due grandi aiuole contornate da palizzate in legno, muretto di contenimento in tufo, in scaglie di tufo, cioè è come dire, non parliamo di una riqualificazione moderna, tra virgolette, contempliamo materiali riciclabili, materiali che possono essere in qualsiasi momento, diciamo, rimossi, smantellati senza nessun problema di inquinamento, eccetera. E le piante stesse, quindi l'impianto arboreo e l'arbustivo, saranno l'impianto che vedrà la maggior parte delle essenze di natura mediterranea, quindi appartenente alla macchia mediterranea, quindi resistenti alla siccità e adattissime al nostro ambiente cittadino. Questo è per quanto riguarda gli Anagni. Ci sarà un gazebo, allora ci sarà un viale che porterà fino ad un gazebo centrale, quindi c'è un gazebo di circa 5 metri di diametro, coperto con delle panche sotto, e a destra del gazebo ci sarà una piccola area giochi, e a sinistra è previsto un percorso vita, cioè un percorso che non è proprio il percorso ginnico con gli attrezzi, ma il percorso vita è quello un po' più soft, no? Quello con le parallele, le panche, cioè dove qualcuno, i più giovani, insomma, possano fare anche attività motoria, chiamiamola così. Ecco. Sì. Una... Ci sono queste idee, distinte, sì. Da zerbo, ci saranno le panchine ovviamente. Scusa che ti interrompo, scusa, poi perché effettivamente stai descrivendo bene. E poi magari delle domande su qualche particolare ci saranno. Io volevo dire della questione del tappeto antitrauma, se è possibile magari farlo naturale, così diventa meno oggetto di furti, no? Perché noi abbiamo visto la questione del Sangalli, no? Perché il tartan, se possibilmente possiamo usare un antitrauma, so, tipo corteccia, sabbia, come hanno fatto lì? Lo vedremo in corso d'opera. Ah, ok. Perché nel progetto già era, come dire, il gioco era completo, è stato stimato con il tappeto antitrauma. No, è meglio, ecco, meglio evitare andare su prodotti prodotti naturali, come hanno fatto a Playground il CONI a Tortre Teste. Ha messo... Cioè il zecco di castagno, posso usare sì. La sabbia, si può addirittura sì, usare. Sì, sì. Non chiediamo la colata, che sarebbe una cosa forse perché poi bisogna fargli la base di cemento, quindi lì non è indicata. Però le cose naturali credo che scoraggiano eventi. Quando sarà il momento lo faremo. Ok, sì, questo magari, questo è importante, poi... Magari ci saranno anche altre domande, magari legate anche al marciapiede. Però adesso, siccome il progetto, tutti noi percepiamo che è un bel progetto, che è interessante, se magari puoi continuare, ecco, a descrivercelo. Ecco, in sostanza è questo, ecco, è quello che ho detto finora. C'è l'accesso con questa rampa che degrada lentamente verso... il piano di campagna, quindi va verso questo dislivello, no? Lo recupera, sì. C'è una rampa, è tutto un blocco, chiamiamolo in discesa, ecco, per farci capire, no? Sì. Che non è una rampa, è tutto il fronte. Graduale, è un accesso graduale. Cioè, quello pedonale sarà fatto in betonelle, ecco. L'unica cosa sono il betonello a secco, quello in CLS, no? Che sarà l'ingresso pedonale carrabile, ovviamente per la manutenzione. Quindi ci sarà questo viale di 3,5 metri che scende verso giù, verso il viale poi in ghiaia, sì. Battuta, sì. E se ne va verso il gazebo. C'è questo gazebo, dietro il gazebo ci sarà una rete di chiusura con delle piante rampicanti per fare una quinta vegetale in modo tale da non far vedere quello che c'è oltre, diciamo, quindi rimanere in un aspetto contenuto, vediamo le rampicanti con le fioriture dall'interno, quindi non, dato che è chiuso su tre lati, allora già è chiusa quell'area su due lati, su una abbiamo
l'asilo nido, sull'altra l'altra scuola, mi sembra che sia una media, col muro di cemento. Sì, la Tognolo, mi sembra, la Tognolo, credo, vabbè, la Tognolo avrebbe essere. E quindi avendo quello anche la parte esterna in fondo, ho pensato di chiuderla con una rete, con delle piante rampicanti, in modo tale da avere tutto un unico ambiente chiuso, sì, a questo punto. Però sì, anche il giardino stesso, il giardino stesso. Sì, okay. E sono previsti, devo tornare al progetto alla memoria, ma mi sembra di sì, certamente, credo di sì. Sono previsti delle circa 4 o 5 lampioni fotovoltaici per dare l'illuminazione notturna. Ok. Delle cose, sì, perché okay, sennò diventa oggetto di buio, insomma, no? Sì, di atti vandali, insomma, di, potrebbe essere vandalizzato. E anche di bivacco, di ritrovo. Sì, di ritrovo. La strada con i lampioni si vede benissimo, si vedrà benissimo l'interno, insomma. Quello del parco. Questo nell'insieme è il progetto di Canagni. Sì, io, sì, io l'ho premesso quando non eri collegato, ho detto che casomai se me li puoi inviare, poi tutti e tre, via mail, io poi li giro gli altri i commissari. Ah, i disegni, guardate. I progettini, eh. No, li mando, ma... due dei tre mi sembra che sono quelli che ho dovuto fare io a mano velocemente, ma come sapete c'è il problema. Vabbè, forse anche una descrizione, casomai anche una descrizione, una, poi... Vedrò di mandarveli, devo recuperarli, scansionarli, perché quelli sono cartacei, bisogna farmi fare un lavoro di scansione, e devo trovare i colleghi che lo fa, vabbè, in qualche modo poi dai, cercherò di farteli avere. Anche magari anche solo descritti, anche solo una descrizione non proprio grafica, ma anche una descrizione scritta anche in Word. Ovviamente se hai dei progettini grafici, se hai dei grafici ancora meglio. E, quindi senza che adesso io ti ho distratto, ti ho interrotto. E quello era Vianagni. Quello era Vianagni. Una cosa volevo dire. La tempistica, perché probabilmente tutti noi ci chiederemo la tempistica, se avete superato le fragilità, se avete superato la questione delle fragilità, che era un elemento che in qualche modo le indagini bisognava farle, no? Rallentava questo percorso. Quello, le indagini vanno fatte e che saranno fatte. Adesso siamo al primo pezzo perché il progetto è andato in gara. Ok, quindi significa che le tempistiche magari per noi sono importanti, per noi della commissione, per la realizzazione o perlomeno inizio lavori. No, allora aspetta, non forse no. Allora, è andato in gara, significa che stiamo aspettando, sì, le offerte delle imprese che partecipano, okay, alla gara per realizzarla, per prendere a giudicarsi, no? Sì. Caduta la linea, cerco di riprenderla, scusate. Team, messaggio creduto. Il cliente da richiamato non è al momento raggiungibile. Sicuramente mi richiama lui. E non so se ci sono, se qualcuno, qualche commissario ha delle cose da dire. Eccolo. Sì, dicevi che erano progetti andati in gara, perché vanno in gara assieme, vero? Perché come hai premesso, è un'unica gara, perfetto. Dove dentro sono previsti questi tre progetti, la realizzazione di questi tre aree verdi. Perfetto. Diciamo, okay. Sì. Quindi è tutto in questa gara. Quindi siamo proprio in questi giorni in attesa di offerte per l'aggiudicazione
accetterà delle offerte, vincerà la gara e ci saranno i tempi di presentazione dei documenti da parte dell'impresa, che non sono certamente una settimana, due settimane, ma sono tempi più lunghi. La relazione del RUP, la verifica, insomma, prima dell'affidamento dei lavori, credo che 2 o 3 mesi passino tranquillamente per la parte burocratica da svolgere. Ok. Quindi, sì, pensavo che andare via lì. È così, insomma, questi sono i passaggi, quindi non prima dell'estate, chiaramente. Questo, cioè l'inizio dei lavori per andare in una, come dire, revisione ottimistica, non prima dell'estate. Sì, ecco. Siamo febbraio, marzo, aprile, ecco, maggio, giugno potrebbero essere i tempi per l'apertura dei cantieri, se tutto procede lineare. Se tutto, sì. Se c'è qualche ditta che si aggiudica la gara, l'appalto. Okay. Quello ovviamente, perché è aggiudicata. Sì, va bene. E poi magari, non so se qualche consigliere vuole fare domande su questo primo progetto, così magari ne affrontiamo uno per volta. Mi sentite? Spero di sì, perché vedo che... Walter, tutto ok? Senti bene? Io sì. Perfetto, allora sentono bene tutti, va bene. E, ok, allora il primo progetto lo ha descritto. Ok, pure Paolo, perfetto. Perfetto, va bene. Sì, allora, dottor Di Milo, può passare al secondo, insomma. Allora, andando, diciamo così, territorialmente. In ordine. In ordine. Incontriamo il parco di Casale Rosso, va bene? Sì. Viale Togliatti. Allora, il parco di Casale Rosso è già in parte funzionante, è un parco dove i cittadini viene fruito, però non è strutturato, non era strutturato, non aveva aree giochi, non aveva soltanto una serie di banchine distribuite nell'area verde complessiva. Lì sapete già che sempre con questo appalto in essere che stiamo facendo in questi mesi è stata posizionata la nuova recinzione intorno a quel parco, no? La recinzione definitiva rispetto a quella che c'era prima, che era una recinzione morbida, diciamo, sempre quel problema che la gente entrava, era tutto di vetro, era rotto. Quindi il parco è recintato con una recinzione già ormai definitiva. Il progetto prevede una viabilità interna in viaggio stabilizzata, in viaggio stabilizzato. Sì. Prevede la piantumazione ovviamente di piante sia arboree che arbustive. Non so se proprio lo conoscete come è fatto il parco, fa un po' dall'ingresso di via Franco Angeli si sviluppa una sorta di T, fa quasi una T, no? C'è l'ingresso dell'area che si crea verso, diciamo, andando avanti a destra c'è un'altra ala del parco, a sinistra un po' meno, non proprio una T, ma è quella che confina con Via Togliatti. Vabbè, le strutture principali che saranno messe in questo parco, dove ci sono i tralicci alta tensione, no? Poi, no? Giusto? I tralicci, bravi, sì. Dove ci sono i tralicci, sulla sinistra è un po' meno ampio, perché si ferma, poi che sì. C'è la strada, piccolo parcheggio, e questa invece si sviluppa molto in profondità sotto i palazzi, fino alla, diciamo, al costone tufaceo, no? Dove sopra sì. C'è il casale. Vabbè. Quindi sono 3 punti, diciamo, cruciali, cioè l'area Gani, che verrà realizzata proprio in quella parte che dà verso la Togliatti, che è circa di 1800, mi sembra sono circa 1500-1800 metri quadri, l'area Gani. E quindi sarà strutturata, ci sarà
abbiamo chiesto già l'installazione di una fontanella e di un beverino, si chiama il beverino per gli animali, quindi sarà all'interno della cani, già previsto un punto d'acqua per far abbeverare i cani, anche perché è previsto dal regolamento, e una fontanella che non esiste dentro l'area verde. Poi ci saranno, per quanto riguarda l'area ludica, ci saranno l'area giochi, è prevista un'area giochi. In questo caso qui, avendo a disposizione molto più spazio, quindi l'acqua è molto più grande di, ad esempio, di Canagni, ma anche di Dorsalienti, abbiamo previsto una gomma colata con una base di cemento su un'area che si sviluppa circa dai 90 metri, 90, 95 metri quadri di area. L'area giochi è più o meno vicino dove è il campo sportivo? Dove adesso c'è quella... No, l'area giochi è in fondo. L'area giochi sarebbe stata proprio lì, perché sta sotto le finestre dei condomini e quindi diventava motivo di disturbo sicuramente. Sarà illuminata anche questa, no? Per evitare anche in questo caso... Il parco già ce l'ha l'impianto di illuminazione. Sì, una parte ce l'ha, sì. Ce l'ha già illuminato. Sembra che bisognava aggiungere uno o due pali, no, verso la Togliatti. No, sono da farli ripristinare le lampade dalla CEA. Non c'è da aggiungere, l'illuminazione c'è. Ok. Quindi questa ragione che si trova in fondo, verso il parcheggio grande, dove praticamente fanno la porta portese della domenica, no? Piazzale Pascali. Sopra alla recinzione di Piazzale Pascali, più o meno giù verso il casale, no? No. Proprio nel lato lungo confinante dove fanno il mercato. Sì, ok. Si vedrà dalla giù in fondo, giù in fondo al campo sportivo, insomma, al campo sportivo andando dritto giù in fondo, ok. Si vedrà davanti, quando entra in fondo tu vedrai comunque la ragione, che sarà protetta da una quinta vegetale alle spalle arbustiva, quindi c'è un arbusteto che farà una barriera visiva verso il banchetto, verso la piazza, verso il piazzale, ok. Ci sarà una quinta arbustiva, certamente dopo un po', qualche anno, che avranno attecchito bene, ci sarà questa questo muro verde, chiamiamolo. Sì. E poi c'è l'area giochi con i vari, in questo caso abbiamo progettato una gomma colata su un mattetto, in modo tale che rimane, essendo l'area abbastanza grandina, no? 300 metri quadri, 110, uniforme con i vari giochi per diverse fasce d'età di bambino. Poi ci saranno, per quanto riguarda, ci sarà l'impianto arboreo, saranno formati due boschetti, una sorta di due piccoli boschetti, uno verso la parte che dicevamo prima del casale, quindi ci sarà un boschetto di aceri, quindi una piccola riproduzione di un ambiente naturale, no? Piccole collinette di terra e la possibilità d'estate di stare in ombra al fresco sotto un piccolo boschetto, quindi a destra, e a sinistra idem verso la Regani ci sarà anche un boschetto, questa volta di querce miste, e quindi due situazioni verdi abbastanza importanti, notevoli, non saranno alberi isolati, no? Dalla parte iniziale all'ingresso invece lungo il viale ideale, dove già esistono le piante arboree, dove già sono state piantumate quando fu fatto il parco, saranno integrate lì con altre specie a fioritura primaverile estiva, per dare un aspetto, insomma, anche estetico, anche lì creare un po' di zone d'ombra con le panchine. Le panchine verranno rimosse, quelle che sono state, perché erano state fatte in una modalità abbastanza libera, quindi non collimavano col progetto, non potevano essere utilizzate, poi alcune erano spaccate, quindi sostituiremo tutte le panchine e metteremo quelle che abbiamo già in deposito noi, rispetto a quelle di legno invece, che metteremo, quelle di legno le metteremo intorno alla Reggiopi, nei pressi della Reggiopi, per dare la possibilità, no? Ai genitori, ai nonni. Una panchina che abbia lo schienale, ecco, nel senso, no? Di poggiare, poi è chiaro.
chiaro, non tutti gli utenti possono stare, ad esempio le persone anziane dovrebbero avere la panchina con lo schienale per poggiarsi, non quelle soltanto con la sedia, per cui è stato previsto anche qui. Perfetto. Quindi c'è l'area grande, sì, l'area sì. Gioco. No, un bel progetto. Devo... Ombra, e irrigheremo... Soprattutto, si... soprattutto le due aree... Del boschetto e poi tutto il complesso del progetto è un bel bisogna valutare che è un bel progetto, dare questa valutazione che è un bel progetto comunque. Viene la viabilità fatta con lo stabilizzato, quindi che durerà sì. Nel tempo. Il tappeto, il camminamento certo, per raggiungere queste aree. Per raggiungere queste aree, per arrivare anche dietro all'altro cancello. Comunque, e questo... sarà irrigata solo una parte di parco, che è quella intorno all'area giochi, perché abbiamo evitato di utilizzare acqua per fare tappeti erbosi che non avrebbero nessuno sviluppo nel tempo, purtroppo creano un'elevata difficoltà di manutenzione, proprio onerosa, sì. Ma lasceremo a prato spontaneo. Sì, sì, invece sì. Solo l'area intorno all'area giochi la renderemo più fresca con l'impianto di irrigazione, sì. Specialmente anche, l'estate. Anche perché gli impianti di irrigazione, francamente, tutti quelli che conosco, poi subiscono anche vandalismo. Si interrompono, ma poi la gente ci cammina, cioè nel senso che comunque sono soggetti sempre poi a rotture, guasti. Danni anche involontari, perché poi a volte basta camminare per danneggiare l'irrigatore, quindi noi questo l'abbiamo visto. Abbiamo fatto limitatamente su quell'area, ripeto, per dargli un aspetto più verde, più di frescura, specialmente d'estate, e sì. Insomma esteticamente anche gradevole, no? Sì, torna alla ragione, che poi credo che la chiesa sarà quella più frequentata, perché no? Con i certo, bambini, certo. Sì, una domanda semplice. La distanza area giochi area cani viene presa in considerazione questo aspetto? Ok. No, beh, io adesso questa cosa non era superflua come domanda, però dato che ne abbiamo parlato. C'è il boschetto tra le due aree, okay. C'è il okay. Quindi il regolamento viene rispettato, ok, va bene. Sì, insomma, dicevo che i sistemi di irrigazione in questi anni tutti hanno avuto problemi, perlomeno quelli sui parchi, sulle ville, perché ci siamo resi conto che si spendono tanti soldi inutilmente, ecco. Se sono piccole aree, piccole porzioni è diverso. Ma quando si va su un'irrigazione più ampia si rischia poi che anche facendo un giro in bicicletta o semplicemente facendo una corsa, una passeggiata, si possono danneggiare gli irrigatori involontariamente, quindi è inutile metterli, posizionarli sui prati, o perché comunque poi... Meglio. Okay. Una piccola zona intorno all'area giochi per renderla più diciamo verde. Più verde, per aumentare anche il microclima, no? L'ombreggiatura, sì, l'ombreggiatura, sì. Perché così si fruisce. L'irrigazione dell'arbustito, per forza, certo. Per allora, sì. C'è Paolo. Paolo, volevi dire qualcosa? Sì, state colloquiando praticamente, quindi menzino volontariamente anch'io per certo. Dire che gli irrigatori resistono solamente sulle aree dedicate a verde ornamentale, no? Dentro i vasi, certo. Le aree dedicate a verde realmente pubblico e fruibile, è ovvio che non solo il calpestio, ma tutto il resto. Sì. È l'esperienza perlomeno che abbiamo che tutti noi abbiamo fatto. Va bene. Allora, questo era Casale Rosso. Sì. Allora,
in grandi linee vi illustro anche il parco di Tor Sapienza, perché il parco di Tor Sapienza è un parco già strutturato, quindi esistono già, c'è una viabilità, ci sono dei giochi, c'è anche strutture giniche, c'è la fontanella, insomma. Lì andiamo a fare una riqualificazione, quindi rifaremo i vialetti interni che sono stati, che erano stati progettati, credo che in quel parco credo che abbia una quindicina, vent'anni fa fu riqualificato, quindi sono tutti degradati, se ormai il ghiaino che era stato posizionato è stato dilavato dalle piogge, insomma, no? E quindi noi li andiamo a completarlo come è all'inizio, con una pavimentazione sempre in CLS, in betonelle, quindi che rimarranno zero permanentemente, perché una volta fatte quelle, cioè rispecchieranno le pavimentazioni dell'ingresso del parco su via di Tor Sapienza, perché all'inizio è stata fatta così, poi era stata invece prevista il ghiaino. Questo ghiaino ormai non ha più motivo di rimanere in quelle condizioni, quindi i vialetti saranno recuperati in questo modo. Anche qui i giochi saranno smantellati, quelli vecchi, ne sono rimasti alcuni vecchi che ormai sono molto vetusti, diciamo, anche loro hanno una certa età, verranno tolti e saranno installati dei nuovi giochi, quindi delle nuove torrette, scivole, altalene, eccetera. Sono previsti, mi sembra, allora abbiamo anche due zone d'ombra, due non gazzetti, ma chiamiamole pergole, delle pergole in legno vicino alla giochi, in modo tale che anche lì saranno e sono previsti dei tavoli con le panche, con le sedute, certo, in funzione dei genitori che vicino all'area giochi possano utilizzare dei tavoli per le loro faccende, insomma, per le loro cose. È prevista anche la riqualificazione, chiamiamola così, la manutenzione straordinaria di quei, ci sono dei giochi, no, non sono giochi, scusate, sono attrezzature proprio sportive in ferro, no? Quelle che stanno dentro le palestre, sul lato del parco, queste attrezzature che hanno bisogno di manutenzione, quindi verranno riverniciate, eccetera, insomma, perché ancora sono, ho valutato che ancora sono buone, sono adatte all'uso che ne fanno le persone, gli sportivi. Bisogna soltanto semplicemente di dargli, diciamo, una ripittata, come si dice. È prevista insomma una manutenzione anche sulle piante, su quelle che hanno bisogno di essere, cioè impianti arborei, alcune saranno impiantate, alcuni alberi laddove mancano, dove ci sono degli spazi aperti, qualche altro albero dove metteremo questi tavoli con queste tettoie. E cercheremo di riposizionare una fontanella interna, un punto d'acqua interno che in passato c'era, cercheremo di ripristinarlo, ma comunque lì c'è una fontanella all'ingresso su via di Tor Sapienza, quindi il punto d'acqua già c'è per gli utenti. Cercheremo di riportarne anche uno all'interno, a poche decine di metri da quello, insomma, se riusciamo con lasciar fare questo passaggio. Ok. Descritto. Non è una nuova realizzazione di un nuovo parco, ma è una, come dire, una manutenzione straordinaria, proprio perché già il parco è strutturato, anche se con la manutenzione ordinaria si sta già facendo quello che normalmente si fa nella manutenzione, quindi nel corso del tempo che passerà, per il lavoro che verrà fatto, come dicevo prima, che passeranno alcuni mesi se tutto va bene, e questo ci pensiamo con la manutenzione straordinaria a temperare alle esigenze di manutenzione di tutti i giorni. Quindi queste sono i tre progetti, le strutture, i progetti, quello che sarà fatto, tutto quello che è stato previsto, con finanziamento. Perfetto, sì. Okay, ecco, no. Non male che siamo riusciti in extrema, siamo riusciti, sapete bene, a inserire pure gli anagni, che non era previsto gli anagni. Siamo riusciti quindi a modificare, a recuperare un po'
dalle altre parti è riuscire a trovare la somma per fare un investimento pure su Guadagni. Sì, ok. Quindi gli anni dovremmo fare anche, ovviamente, ed è quello propedeutico alla realizzazione, se non abbiamo il parere del geologo che ci dice che si possono fare dei lavori, e quindi, sulle condizioni del sottosuolo, della presenza o meno di cavità su quell'area. Quello ci arriverà allo studio del geologo. Del geologo. Stiamo procedendo piano piano alla scelta, all'incarico, e vedremo. Ok, non so se vedo che è presente anche l'assessore Cicerani Stefano. Io sul geologo non so se l'assessore magari ci può dire se è possibile avere una consulenza dal dipartimento. Faccio una richiesta forse un po' non azzardata, però magari poco pertinente. Assessore? Dal SIMU intendi? Dal SIMU? Se è possibile magari avere una consulenza, avere un sopralluogo da un geologo comunale, pubblico, ecco, sì. Va bene, questo... Lo valuteremo, insomma, va bene, lo valuterò, insomma, cercheremo di lavorare, se è possibile lo faremo. Sì, questa è una cosa che mi è venuta in mente adesso, perché il dottor Di Millo diceva che ancora questa indagine deve essere fatta, quindi magari se è possibile anche percorrere anche questa strada, però l'ho detta così. Non so se voleva aggiungere qualcosa sempre l'assessore, oppure è stato molto descrittivo, anzi molto dettagliato, dottor Di Millo, che ringraziamo. Non so se vuole. Si prego, Stefano. No, io non aggiungo altro a quello che ha detto il dottor Di Millo, che è stato ampio. Vorrei dire che rispetto a queste attività stiamo lavorando, e oltre all'appalto di manutenzione straordinaria per quanto riguarda queste aree, tranne, vabbè, via Nagni è un'area che attualmente non è fruibile, però le altre aree, cioè Parco Casale Rosso e Parco di Tor Sapienza, ci stiamo lavorando molto. Quindi niente, non aggiungo altro a quello che ha detto il dottor Di Millo, che ringrazio per l'intervento e per il lavoro che sta svolgendo. Sì. Grazie, va bene. Sì, okay. Anche tutti noi ringraziamo. Io vorrei aggiungere una cosa, sì, velocissima. Prego, Paolo. Grazie, Cosimo. L'ho scritta in chat. Ah, no, perché non riesco. È che sto impicciato col telefono, non riesco a distanziamento sociale. Il distanziamento sociale, almeno per quanto mi riguarda, purtroppo concesso meno spazi per reperire i documenti e visionarli. Chiedevo se fosse possibile avere i progetti della straordinaria del Verde 2020 andati in gara, che questi che stavamo discutendo, cioè Parco Casale Rosso, Parco di Sapienza e il Giardino di Via Nagni, i tre progetti. Sì. Grazie. Ah, va bene, sì, Paolo. Sì, ecco, grazie. Adesso è arrivato. Adesso è arrivato il messaggio, Paolo. Se fosse possibile averli a disposizione, sarebbe una gran cosa, perché io, sai, mi passano sotto gli occhi talmente in maniera veloce che non riusciamo a vedere tutto. Osservandoli e studiandoli sarebbe meglio. Io vorrei averli a questo punto. Sì, 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 Paolo, grazie. Dottor Di Millo, è la domanda che le ho posto anch'io prima. Altri consiglieri, Paolo Manzon chiedeva di avere i progetti, di poterli magari avere anche con i grafici che ha fatto e una descrizione magari anche in un... una descrizione in un documento, me li può inviare a me, io poi rigiro la commissione, o all'assessore, insomma, ecco, un passaggio
di questo genere, così riusciamo a visionarli e a tenerli sotto mano. Io rinnovo il ringraziamento per la descrizione di tutti questi dei tre progetti. Buona giornata. Va bene, vado, grazie, così continuo le cose. Sì, ok. Buona giornata, grazie. Grazie della telefonata. Sì, grazie, prego. Prego, sì, grazie. Allora, adesso scusate, stacco. Ecco, scusate, nel frattempo si è collegato con noi il responsabile della Guardia Nazionale Ambientale. Buongiorno a tutti. Dottor Angelo Scatolini, la vediamo in orizzontale, Scatolini, la vediamo? Deve girare il telefono, ecco, così la vediamo bene. Perfetto, sì, così va bene. E siccome è stata rinnovata, come noi sappiamo, è stata rinnovata la convenzione che era scaduta già da qualche mese, ho letto la determina, era scaduta già da qualche mese e è stata rinnovata per un altro anno, senza che entro io nei particolari, ecco, cioè sia lei che l'assessore che ci potete dare più dettagli rispetto a questo accordo, ecco, a questa convenzione stipulata pochi giorni fa, poi mi sembra, no? In virtù di una direttiva, il direttore De Nardo vi ha dato questa ha siglato questi accordi, ecco, siglato. E prego, io le do allora, guarda, intervengo prima io, Cosimo, prego. Poi dopo lascio la parola al dottor Scatolini. Brevemente, vabbè, io la giunta anche su richiesta del direttore apicale, dottor De Nardo, ha deliberato di rinnovare la convenzione con le Guardie Nazionali Ambientali, che era già presente all'interno del municipio e che ha avuto una scadenza, diciamo, si è interrotta probabilmente a causa del Covid per problematiche, diciamo, relativamente burocratiche. Adesso l'anno scorso ci sono state alcune diciamo discontinuità dovute a causa del Covid, quindi interrotta involontariamente a causa del Covid, però quindi abbiamo deciso di riprendere la collaborazione con la Guardia Nazionale Ambientale per un altro anno. Quindi la Guardia Nazionale Ambientale ha formulato istanza di rinnovo della collaborazione con il municipio al direttore apicale, che sentita la giunta ha provveduto al rinnovo della convenzione a titolo gratuito per il municipio, ma estremamente importante perché consente al municipio di usufruire di questa collaborazione, per la quale ringrazio la Guardia Nazionale Ambientale, che io ho incontrato in assessorato già un paio di volte, sia sul territorio che in assessorato. Stanno collaborando con noi, con il municipio, anche per attività come verifica, diciamo, delle temperature di accesso ai locali municipali. Questo era già in corso da da novembre. Per cui io non posso che ringraziare da novembre, perfetto. Quindi diciamo, io con l'occasione per la collaborazione che offre al municipio. Parchi oggetto, diciamo, di vigilanza saranno il Parco Madre Teresa di Calcutta, Parco Prampolini, Parco Sangalli, Parco Pasolini, Villa Gordiani e Villa De Santis, gli stessi che erano già previsti nella precedente convenzione. Detto questo, mi fermo qui e ringrazio ancora sia il direttore De Nardo che la Guardia Nazionale Ambientale, qui rappresentata dal presidente dottor Scatolini, e ringrazio anche tutti gli operatori della Guardia Nazionale Ambientale che io ho avuto modo di incontrare in queste settimane e che stanno facendo un eccellente lavoro. Grazie. Sì, grazie assessore dell'intervento. Adesso la parola al dottor Scatolini,
che rappresenta la Guardia Nazionale Ambientale, che ci descrive un po' più nel dettaglio quello che sarà la loro opera, la loro competenza. Prego, dottore. Grazie. Praticamente ha detto quasi tutto l'assessore Cicerani, però comunque noi, il lavoro che noi svolgiamo, diciamo, il volontariato che noi facciamo, è quello di controllare i parchi e giornate, insomma, dove ce n'è bisogno, dove è importante, e segnalare al municipio tutte le disfunzioni, tutti i malservizi che ci sono, diciamo così, nei parchi. Certo, noi vorremmo magari una collaborazione un po' più dettagliata da parte delle istituzioni, perché alcune volte noi facciamo segnalazioni e queste non vengono prese in considerazione, anche perché noi siamo in diretto contatto con i cittadini giornalmente, e quelli ci vedono lì al parco e magari vedono, per ne so, mettiamo conto, la banchina rotta, passa un mese, nessuno aggiusta sta banchina, è chiaro, rivedendoci a noi diciamo: allora voi che state qui a fare, praticamente state facendo quello che non è, che non serve a niente. Però noi andiamo avanti, non c'è problema, e volevo comunque segnalare che il Parco Mar Teresa di Calcutta è quello che è più disastrato. E ultimamente ho visto anche a Villa De Santis che c'è qualche problema, mentre invece Villa Gordiani sembra andare bene, Pampolini comunque gestito anche da persone private sembra che vada bene, anche se lì manca l'area cani, che è importantissima. Parlo del Parco Pampolini, perché ci sono cittadini che ogni giorno ci fanno segnalazioni contro segnalazioni, qui i cani sciolti vanno vicino ai giochi dei bambini. Beh, questo io adesso non sto a dire chissà che, e niente, noi continuiamo la nostra missione, e per quanto riguarda il Municipio Quinto, visto che sono 10 anni che collaboriamo con il Municipio Quinto, continueremo a collaborare e spero da voi una mano come istituzione. Tutto qua. Grazie della parola. Sì, prego, dottor. E adesso sto cercando di mettere la aspetti, eccola, la determina dirigenziale in chat, quindi ho messo la determina, sì, così tutti la potete visionare, ecco, no, per gli altri commissari. Oh. Puoi chiedere, dottor Angelo? Prego, Paolo. Dottor Angelo, buongiorno, consigliere Manzon. Volevo chiedere prima ancora di andare nel dettaglio. Se nella convenzione proseguirete l'esperienza già fatta adottando quel garbo che avete avuto nel misurare la temperatura a tutti gli accessi nelle sedi municipali, questo tipo di collaborazione proseguirà? Cioè, la domanda è a me, chiaramente, no? Non vi sento. Sì, sì, allora, sì, praticamente sì. Proseguirà, ti sento, Paolo. Sono in linea? Adesso sì, in questo momento. Allora, rispondo alla domanda. Sì. Sì, proseguirà, abbiamo fatto una convenzione che dura, diciamo, fino a fine emergenza, speriamo finisca presto, che per gli accessi a via Prenestina, via Torre Annunziata, c'è 1/2 operatori che misurano la temperatura agli accessi, sia agli utenti sia ai dipendenti che entrano da lì, tutto qua. Logicamente in accordo anche con gli sportelli, con le persone che lavorano, che tutti i giorni lì è una guerra, veramente, specialmente per Messina, è veramente una guerra. e niente, stiamo continuando a fare quello che facevamo prima fino a dicembre, lo stiamo continuando a fare finché poi non ci saranno dei cambiamenti. Prego. Sì, grazie. Per quanto poi, dottor Angelo, per quanto riguarda le panchine vandalizzate o comunque a fine vita, le chiederei gentilmente di girare queste segnalazioni di questi danni, anche se può, anche al presidente della commissione ambiente, e le spiego e le motivo il perché. Il perché sta nel fatto che incontriamo molti, non solo singoli cittadini, ma incontriamo comitati di quartiere, cittadini uniti e associazioni che non solo collaborano, ma attivamente fanno tanto
quanto noi, fanno il bene di una comunità e fanno molto più di noi, e intervengono direttamente aggiustandosi le panchine e cambiando le stecche. Adesso siamo in un periodo, gennaio, dove c'è il recupero di tutte le somme vengono rimesse in moto, quindi c'è un piccolo momento di stasi, e dentro il quale persino noi, ma tutti gli altri municipi, stanno chiedendo nuove risorse e quindi nuovi materiali da mettere a disposizione dell'associazionismo. La pregherei, laddove fosse possibile, comunicare anche al presidente di commissione tutti gli eventuali danni che voi identificate dentro i parchi. Grazie. Va benissimo, sarà fatto, senz'altro. Assolutamente sì. Va bene. Quando fa la nota inserisce anche me negli indirizzi per conoscenza, insomma, ecco, così veniamo anche noi e io giro e io ne parlo con gli altri commissari per attivare. Quanto presidente di commissione informa tutti i commissari, sì, certo, è ovvio, la filiera è questa. Per attivare poi il discorso che diceva Paolo, che lo attiviamo spesso sul municipio, quindi sarà rivolta l'attenzione anche verso queste aree che voi, questi parchi, soprattutto sono parchi, sono molto grandi, che voi andrete a vigilare. Ho visto che la convenzione è molto dettagliata, l'ho messa in chat per chi vuole leggerla. Il primo documento PDF è la determina, il secondo è la convenzione. È molto dettagliato e comunque descrive anche il servizio svolto, l'impegno che H24 poi è un impegno anche importante. Sono pochi articoli, ma comunque ben dettagliati, come dicevo prima, e riportano anche il tipo di lavoro e le attività e la programmazione soprattutto delle attività che andranno a fare all'interno di questi parchi, e qualsiasi variazione deve essere comunicata. E non aggiungo altro, tanto è tutto scritto, e io nel frattempo ho aggiunto Alessandro Morigoni, che mi chiedeva di partecipare alla commissione. E io non ce l'ho su WhatsApp. Con WhatsApp sarebbe stato più facile mandargli il link. Lo vedo, è si collegato con si è collegato, consigliere. Buongiorno. Buongiorno. In estremis, durante poco fa, facendo quattro cose, sono riuscito a mandargli anche il link su Messenger. Sì. Perché non abbiamo WhatsApp, Alessandro. Quindi io su WhatsApp è più semplice. Sull'email è più complicato. Comunque, prego, se avevi qualcosa. Sì, ho qualcosa da dire alla commissione. Prego. Allora, io ieri, intanto, vabbè, mo dopo ti spiego che cosa è successo, perché questa incomprensione, nel senso che io ieri ti ho fatto una richiesta alle 15:38 e poi tu, per problemi appunto tecnici. Alessandro, me l'hai fatta su Messenger, però Sì, lo so, ma non ci sono Messenger, altri... io non lo guardo. L'hai guardato a 00:10 e mi ha detto cercherò. Va benissimo. Comunque, però, comunque ho rimediato, dai. Non l'avevo visto e sono andato a vedere. Allora, voglio parlarvi del Parco Teoli. Ieri ho fatto un video alle 15:38, già fatto 1100 visualizzazioni. E la gente del quartiere di Villa De Santis mi ha cominciato a dire: ma che stanno a fare? Che cosa sta succedendo? Hanno sterrato, hanno tagliato anche le radici dei pini. E in questo video che ho pubblicato c'è tutto. Il problema è un altro: il Parco Teoli, voglio dire, già è un parco un po' disgraziato, nel senso che ha un angoletto tra Viale della Primavera e Viale Francesco Ferreroni. Lì stanno facendo un lavoro dove era una volta. Lo sai, c'era un'iniziativa fatta dall'allora municipio Sesto, che è mistamente fallita, dove spesero oltre 40.000 euro per fare un punto di ritrovo, di aggregazione sociale, però era per gli anziani, insomma è finito purtroppo malamente. Lì adesso stanno facendo un lavoro appunto di scavo, stanno posizionando, adesso ci sono andato,
e ti avrei fatto la diretta da lì, ma sono già sceso e non c'è nessun tipo di cartello, nel senso che lavoro stanno facendo, quanto si spende, qual è l'impresa, quanto durano i lavori, quanto, cioè tutta una serie di cose che, voglio dire, sono obblighi di legge, non è che Soma chiede o il quartiere le chiede. Tu lo sai che io faccio parte anche del comitato di quartiere di Villa De Santis, per cui, voglio dire, sono sollecitato anche dai cittadini, dai residenti del quartiere. Parco de... Allora, per cui questa lacuna, questa dimenticanza, questa disattenzione credo che vada colmata con un cartello, cioè se spieghi che si sta a fare, perché secondo quello che si fa lì, per esempio, è non c'è l'illuminazione. Allora, se uno mi mette un impianto, un qualcosa, io tanto tempo fa ho sentito parlare di una possibile realizzazione di una serra didattica, forse sarà quella, non lo so, però qualunque cosa sia, lì serve dell'illuminazione, perché è un angolo molto pericoloso, il parco è tutto al buio. E poi c'è un'altra questione, che questa la sa anche Boccuzzi, perché durante la passata consigliatura, dove lui era all'opposizione, l'allora presidente della commissione speciale, che si chiamava Massimo Piccardi, denunciò che il Bibbo Parche occupava un'estensione, e pagava probabilmente, da verificare, un'estensione di terreno almeno tripla rispetto a quella autorizzata. Nulla questo, nel senso che non è che noi siamo contro, tra l'altro è una cosa per i bambini, è in un angolo del parco, non dà nessun, cioè non è che limita ai cittadini l'utilizzo del parco Teoli, è un angolo, però che si accerti questa cosa, se veramente paga così poco rispetto a quello che occupa, anche perché voglio dire, ci sono mille modi per farlo, per fargli fare qualche cosa, per esempio un po' di manutenzione ordinaria, che all'inizio lui faceva. Tutti i residenti mi dicono che quando ha preso la convenzione, che si è messo lì a fare questo tipo di attività, faceva dei servizi di manutenzione ordinaria. Ecco, queste erano le cose che ti volevo dire questa mattina. Okay. Poi approfitto per ringraziare il dottor Cerani, perché anche a lui ho mandato un video, e anche a te per conoscenza, a tutti, sullo square centrale di Viale della Primavera. Questa notte l'hanno pulito, male, ma l'hanno pulito. Perciò voglio dire, c'è un po' d'attenzione, nel senso che fare un servizio di pulizia dove ci sono quintali di immondizia e di rifiuti di notte, e purtroppo dopo, quando al mattino uno arriva il giorno, vede, constata che non è proprio quello che uno doveva o poteva fare. Però è stato fatto, e per questo ringrazio Cicerani. Così come si era segnato le caditoie di Viale della Primavera dal centro commerciale Primavera al civico 256, sono tutte ostruite, scusate, o coperte da fanghiglia, perciò pure questo è un altro servizio. Però ripeto, la buona volontà io già l'ho vista, perché comunque si è attivato. Vi ringrazio per questa mattina, e mi raccomando sulle cose di Teoli che si faccia chiarezza su che cosa stanno facendo, ok? Allora, Stefano, scusa, posso rispondere? Allora, innanzitutto ringrazio il dottor Moriconi, e cercherò di verificare adesso questa pulizia di Valle della Primavera se va fatta meglio, e anche le caditoie. Per quanto riguarda Teoli, io ho ricevuto ieri pomeriggio o ieri sera una mail da un residente che mi ha fatto delle foto e mi ha segnalato la cosa. Infatti stamattina ho parlato subito con Di Millo, perché per verificare se l'intervento era quello del municipio, dell'ufficio tecnico per la realizzazione della famosa serra di cui parlava il dottor Moriconi. Allora, lui mi ha detto che l'intervento è quello della manutenzione straordinaria 2019 della famosa serra. Quindi ho chiesto al dottor Di Millo di andare immediatamente a verificare se la segnalazione del cittadino che ci ha scritto relativamente alle radici dei pini era corretta. Lui ha detto che non riteneva che erano state semplicemente scoperte, non danneggiate, comunque andava immediatamente a verificare. Quindi stamattina lui andrà a verificare la segnalazione che è arrivata, almeno nella mia mail, dal residente.
per cui chiederò, come dice giustamente il dottor Moriconi, di mettere un cartello per indicare che si tratta di lavori per la realizzazione della serra. Poi per quanto, e quindi rispetto a questo, attendo, diciamo, le verifiche e gli esiti del dottor Di Millo. Per quanto riguarda invece la convenzione dell'area giochi presente su Viale della Primavera, mi faccio portavoce, diciamo, della segnalazione anche con il presidente per verificare la convenzione. Non so, credo, però io sono arrivato da poco, quindi credo che normalmente sui fascicoli sulla quale vado a lavorare, che hanno un pregresso, c'è sempre una storia normalmente. Io personalmente questo fascicolo non l'ho preso ancora in carico, però me ne faccio diciamo carico di prenderlo e di esaminare se ci sono delle inadempienze da parte del soggetto privato rispetto a degli obblighi, adesso rispetto al pagamento del suolo pubblico. Questo, diciamo, qui c'è l'ufficio commercio che ha il suolo pubblico, che deve chiederò al presidente di far fare le verifiche, se non sono già state fatte, ovviamente. Per quanto riguarda invece le attività di manutenzione ordinaria che spetterebbero al concessionario, ovviamente questo dovrebbe essere tutto un pacchetto. Cioè, normalmente quando si fa una convenzione con un soggetto privato su aree verdi, in questo caso bisognerebbe, credo che sia il Dipartimento Ambiente che dovrebbe averla fatta, perché l'area comunque è un'area verde in carico al Dipartimento Ambiente, e quindi il Dipartimento Ambiente normalmente fa delle convenzioni che prevedono delle lavorazioni a scomputo sul suolo pubblico, per cui bisogna verificare la convenzione fatta dal Dipartimento Ambiente, che io non ho personalmente esaminato, però la chiedo adesso e la leggo. Se all'interno ci sono delle lavorazioni che il concessionario deve fare, chiederemo ovviamente agli uffici preposti di fare le opportune verifiche. Quindi la ringrazio della segnalazione e provvederò ad acquisire questa convenzione, se è ancora valida, oppure se per caso fosse, non lo so, devo verificarla, insomma. La ringrazio comunque, dottor Moriconi. Sì. Io ringrazio lei, grazie, assessore, con cui fornisce le risposte, però ecco, appunto, nessuno è contro Bibbo Park, assolutamente, per me no, perché sia chiara sta cosa, c'è la possibilità, mi scuso, vabbè. È l'emozione. non ti preoccupare, Alessandro, no. È Covid, stai tranquillo, è Covid, stai tranquillo. Vabbè. È pure tosse secca. Caso che continui, vi ringrazio. Ti senti i sapori, Alessandro? Grazie di nuovo. Grazie, grazie. Sì, grazie. Grazie sia all'assessore che Alessandro Moriconi dell'intervento e di queste segnalazioni. Certamente bisogna verificare la convenzione per capire se ancora c'è lo scomputo di fare manutenzione in aree verdi, oppure se il pagamento dell'OSP è stato modificato. Comunque, ecco, questo lo ha descritto bene l'assessore Stefano Cicerani, va benissimo. Sulla piccola area verde municipale di via Ferraironi gli accertamenti verranno fatti da Di Millo e sicuramente verranno posti i cartelli e ripristinata quell'area, che poi è andata a fuoco. Ecco, Alessandro lo stava dicendo, quella è andata a fuoco tempo fa, purtroppo, più o meno grosso modo nel 2016 credo, è stato, diciamo, un grosso danno anche per il municipio, in quanto era un'area di ritrovo e aggregava dei cittadini. E anche ristrutturata bene, devo dire, aveva un bel arredo. Ecco, l'illuminazione. L'illuminazione. Ah, l'illuminazione anche. Ok. Comunque. E beh, un po' d'acqua, prendi un po' d'acqua, Alessandro. Sicuramente Stefano, l'assessore ha preso nota. Parlavi anche dell'illuminazione lì a via Ferraironi? Eh sì, perché se mi ci mettete una serra,
immagino che ci siano degli strumenti, degli attrezzi, delle cose, poi verranno le piante, avranno un valore. Lasciato al buio così è folle, capito? Un minimo di luce. Non ricordo se è illuminato o meno, comunque ok, va bene. Ok, va benissimo. Io non so se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa, vuole intervenire, se no altrimenti con l'occasione, prima di approvare qualche verbale, perché vedo che abbiamo tempo perlomeno un quarto d'ora, 20 minuti per approvare dei verbali, ne abbiamo alcuni da approvare, possiamo salutare le audizioni, possiamo salutare, se nessuna domanda per la Guardia Nazionale Ambientale, possiamo salutare il dottor Scatolini. Ottimo lavoro della Guardia Ambientale, ottimo lavoro, lo vedo tutti i giorni al mercato insieme. Vi ringrazio, grazie. Niente. Ok, quindi volevo dire che dato che abbiamo esaurito i temi all'ordine del giorno, potremmo passare all'approvazione dei verbali. Così ce ne togliamo qualcuno, perché mi sembra che abbiamo verbali di ottobre-novembre, qualche verbale ottobre-novembre da approvare. E io ringrazio il dottor Angelo Scatolini della presenza. Grazie a voi. E di ciò che ci ha rappresentato, soprattutto nel dare continuità alle loro segnalazioni, quando appunto ci vengono date, alle loro note che verificano delle situazioni di intervento all'interno di queste aree verdi, che poi ripeto sono aree verdi importanti. Se vedete la convenzione, vi rendete conto da soli, si parla di parchi anche di un certo pregio e di una certa estensione. E ringrazio di nuovo, buona giornata a nome di tutta la commissione, la ringrazio e grazie, buona giornata. Vi auguriamo buon lavoro e per tutto, ecco, quello che fate. E io ringrazio anche l'assessore Stefano Cicerani, perché tanto adesso passiamo ai verbali, quindi ok. Allora, noi ci siamo per l'approvazione dei verbali, possiamo procedere. Aspettate un secondo che vado a prenderli. Non so se Walter, aspetta, vediamo di trovarli. Eccoli. Walter, mi senti, vero? Certo. Perfetto, ok. Allora, cartella. Cartella. Ecco qui, cartella verbali da approvare. Allora, abbiamo due verbali da approvare, quindi ce la facciamo e possiamo. C'è il numero 43, Walter, del 10 novembre. Io pensavo 8, invece novembre, quindi siamo arrivati a novembre. So se sei pronto. Io sì. Ok, posso andare a lettura? Quindi è il numero. Certamente. 43 del 10 novembre 2020. Allora, l'ordine del giorno era la riqualificazione del giardino via De Melli e altri progetti in corso di realizzazione, quindi grosso modo probabilmente andremo a vedere qualcosa che abbiamo che ha descritto anche oggi l'ufficio. Allora, la seduta avrà le 9. Il Presidente informa i presenti che a causa delle norme anti-Covid e l'iniziativa Alberi per il futuro non potrà avere il sostegno del municipio, e aggiunge l'assessore Cicerani che probabilmente sarà spostata ad altra data, comunque favorevole per la piantumazione e l'attecchimento delle alberature. Ecco. Arrivederci, grazie a tutti. Ecco, sì, perché io sto leggendo il verbale, quindi non sono più collegato nella schermata. No, posso. Sì. Ci sentiamo presto, consigliere. Arrivederci, sì, sì. Cicerani. Sì, grazie. Grazie. Sì, sì. No, grazie a lei dell'audizione. Delle belle cose che ci ha detto, e buona giornata e alla prossima. Buona giornata a tutti, grazie. Ah, sì, prego, giornata. Grazie. Allora,
Si procede discutendo dell'area verde di Via dei Meli e della sua riqualificazione. Interviene l'architetto Saulli, che illustra lo stato dell'arte del progetto, che sarà inviato alla giunta municipale del finanziamento. Per altri tre progetti, Casale Rosso, Parco Tor Sapienza e Via Nagni, manca solo un'ultima analisi del progetto per avviare i lavori, mentre alcune criticità sul secondo straccio degli orti urbani di Via De Chirico ne rallentano l'inizio dei lavori. L'assessore Cicerani conferma che per il progetto di Via dei Meli c'è l'ok del Dipartimento di Tutela Ambiente e che sarà a breve inviato alla Giunta Municipale per l'approvazione, ed elenca i vari interventi che verranno effettuati sia nel Parco di Tor Sapienza che su Via Nagni, dove si stanno cercando soluzioni per utilizzare i fondi. Se le indagini geologiche saranno negative, per gli altri interventi. Rispetto agli interventi in corso 2019, si sta ultimando la recinzione di Casale Rosso, si sta intervenendo sull'area di Castel di Ieri, riqualificando sia il verde che l'area giochi, si sta intervenendo anche in altre aree come il parco di Tor Tre Teste e a Villa De Santis, mentre in Via dei Meli saranno installate panchine già in possesso del municipio. Prende la parola il consigliere Veglianti, che ricorda all'assessore che in una precedente consigliatura, a causa di voragini nella zona di Via Nagni, l'amministrazione aveva avviato delle indagini geologiche nell'area, affidandole a un'impresa esterna. I risultati di queste indagini potrebbero essere ancora in possesso della pubblica amministrazione, che il referente dell'impresa che effettuò le indagini dovrebbe ora ricoprire la carica di assessore presso il municipio Sesto. Questa circostanza potrebbe favorire la conoscenza del problema e far acquisire la documentazione necessaria senza ulteriori sborsi alla pubblica amministrazione. Sempre Veglianti chiede notizie sui fondi per il Parco Pasolini e Via Degnano d'Istria, aree importanti per il territorio, e sul Giardino dei Ciliegi. Per le prime due aree interviene il presidente dell'amministrazione, l'amministrazione dovrebbe espropriarle. L'assessore crede che per avere notizie più dettagliate sarebbe meglio chiedere all'assessore del patrimonio che si sta relazionando con l'INPS per via Dignano d'Istria. Per il Giardino dei Ciliegi lo stesso assessore ha effettuato un sopralluogo ed è previsto il ripristino dei giochi, comunque chiederà intervento al Dipartimento per le potature. Relativamente alle indagini geologiche, l'assessore informa che il dottor Di Millo era a conoscenza delle precedenti indagini, ma riteneva necessario effettuarne più accurate, visto i mezzi che avrebbero dovuto transitare nell'area dei Venagni durante la riqualificazione. Il consigliere Voglianti si propone di accompagnare l'assessore in un nuovo sopralluogo dell'area. Il presidente riassume la discussione appena svolta e ritiene che comunque i tempi di realizzazione delle linee della politica siano eccessivamente lunghi. Prende la parola la consigliera Medaglia per chiedere all'architetto Saulli informazioni sull'area di Esabaudia. L'architetto Saulli risponde che il progetto, a suo dire controverso, è stato approvato in via definitiva. I fondi stanziati di 165.000 euro, di cui 10.000 per la parcella, nel bilancio partecipato, non sono stati sufficienti ed è stata chiesta un'integrazione. Ora il progetto è stato trasmesso all'ufficio gare. La consigliera chiede se sia possibile avvicinare il progetto, cosa confermata dall'architetto Saulli. Si discute sulla possibile partecipazione dei cittadini alla realizzazione del progetto esecutivo, con eventuali suggerimenti, e sulla rimodulazione delle commissioni, che sarà a breve discussa. Alle ore 10.40 la seduta si conclude. Possiamo andare a votazione, Walter? Sì, ok. Allora, Puliti è favorevole. Un attimo. Sì. Ok. E Manzon? Favorevole. E Piattoni? Mi astengo, Walter, grazie. Perfetto. E Rosi è uscito. Medaglia? Favorevole. Sabatani?
Consigliere Sabatani non risponde. Ci torniamo dopo. Tacchia. Favorevole. Consigliere Sabatani, richiamo per l'espressione di voto. Vabbè, non risponde. Comunque il verbale risulta approvato con 4 voti favorevoli e un astenuto. Va bene, grazie. Grazie Walter. Poi se rientra, poi Sabatani se riesce a, perché io lo vedo collegato ma non lo sento. Sì, anche noi. non lo sentiamo. Adesso c'è l'ultimo verbale, il 44. Volevo dire una cosa a Walter, forse è l'ultimo che ho firmato, giusto? Dovrei passare per firmarne altri a sto punto. Esattamente. Immaginavo, sì, ok. Vabbè, mi impegno, insomma, entro venerdì a passare, va? Casomai se me li lasci in una cartellina, se non ci sei, o a Simonetta li sì. Trovate al solito posto nella rastrelliera rossa, ok, quella appena entriamo a destra, esattamente, perfetto, va bene, poi lo chiedo a Simonetta casomai, o spero di trovare te, insomma, ecco, sì, vabbè, insomma, chiunque c'è venerdì, mi sa indicare, entro venerdì penso di passare, così ne approviamo, ne firmo altri, va bene, va questo bene. È il 44, sì, grazie, questo è il 44 del 17 novembre. E allora fammelo allargare un po', ecco, allora la seduta avrà le ore 9, il Presidente Puliti presenta il Dottor Sciuto, convocato nella seduta odierna per discutere sull'argomento al punto 2, il posizionamento Cassonetti e la raccolta differenziata dei rifiuti. Il Presidente sottolinea che vi siano, a suo dire, troppe postazioni di Cassonetti situate nei pressi di siti ritenuti sensibili, come scuole, studi medici, eccetera. Anche il consigliere Veglianti ritiene che nei pressi di istituti scolastici la presenza di cassonetti per la raccolta dei rifiuti possa essere fonte di situazioni igienico-sanitarie critiche, anche per la presenza di roditori attirati dai rifiuti, e ritiene che, salvaguardando tutti i soggetti interessati e tenuto conto delle situazioni particolari, si possa rivedere il piano di posizionamento dei cassonetti adiacenti alle scuole. Altro punto che viene evidenziato dal consigliere Veglianti è la presenza dei cassonetti stradali in prossimità degli attraversamenti pedonali, che in alcuni casi preclude ai pedoni e agli automobilisti la piena visibilità della carreggiata. Viene poi segnalata anche la presenza di cassonetti a ridosso dei pozzetti Acea e delle caditoie con possibili disagi. Il consigliere Paolo Manzon riepiloga tutte le iniziative che ama ha proposto in questi anni, ma che non sono state portate a termine, e si chiede quale sia il piano industriale di AMA. Sempre Manzon ritiene che la politica debba emanare norme generali sui criteri di posizionamento dei cassonetti, elencando dove eventualmente non vadano collocati, ad esempio presso le scuole. Con Manzon concorda il consigliere Piattoni che crede sia corretto richiedere un piano industriale e che comunque il tema dei cassonetti non sia solo logistico, ma anche di progettualità e sostenibilità. Prende la parola l'assessore Cicerani, che ringrazia il dottor Sciuto per la sua disponibilità, concorda con i precedenti interventi e chiede che AMA rispetti il contratto di servizio, in quanto nei sopralluoghi che lui stesso ha effettuato si è spesso riscontrato che le batterie dei cassonetti sono incomplete o mal posizionate e che molti cassonetti sono malfunzionanti o mancanti di parti, e questo, secondo l'assessore, contribuisce al cattivo conferimento da parte dei cittadini. Si rende disponibile per eventuali altri sopralluoghi insieme ai responsabili AMA per trovare possibili soluzioni. I consiglieri Piattoni e Veglianti si complimentano con l'assessore per la sua disponibilità. Prende la parola il dottor Sciuto, che espone la situazione delle varie zone AMA che a causa dell'emergenza sanitaria sono spesso sotto organico, alcune sedi sono tuttora chiuse e quindi l'azienda opera sul territorio in maniera ridotta. Per i cassonetti si tende a posizionarli nei pressi delle civili abitazioni, laddove sia possibile, mentre presso le scuole si sta provvedendo ad allontanarli, dove vi siano le condizioni per farlo.
obiettivamente il numero di cassonetti risulta insufficiente per le esigenze del territorio e se ne attendono di nuovi. Consigliere Paolo Manzon chiede a chi competa la gestione degli stalli e dei cassonetti della segnaletica orizzontale. Sciudo ribadisce la competenza di AMA, ma allo stesso tempo non sa come mai la segnaletica spesso non sia presente. Su tale argomento si apre una discussione tra i commissari e il consigliere Manzon rivendica il diritto di avere le sue opinioni sugli argomenti fin d'ora discussi e di poter dare suggerimenti ad AMA come facente parte della classe politica. La discussione prosegue su specifiche strade che per motivi diversi non hanno le postazioni dei cassonetti. I consiglieri segnalano varie criticità che risultano comunque note ad AMA. Sciuto afferma che alcuni cassonetti non sono stati posizionati a causa di un guasto del mezzo adibito al posizionamento, che si provvederà appena riparato il danno. La discussione prosegue toccando altri argomenti come il ritiro di rifiuti ingombranti delle scuole. L'assessore su questo tema informa i presenti su fondi attualmente disponibili e su quelli necessari e si discute anche della mozione che obbligava le aziende venditrici la fornitura di nuove arredi a ritirare i vecchi. Alle 10.59 la seduta si conclude. Si può andare a votazione, Walter, grazie. Va bene, allora Puliti. C'è una. Aspetta, scusa Walter, c'è Paolo che ha chiesto la parola. Dopo non votiamo. Dopo. Non ho capito. Dopo che votiamo, ok. Ah, perfetto. Favorevole. Favorevole. E Manzon? Favorevole. Piattoni? Io mi astengo, Walter, grazie. Medaglia. Scusate, Sabatani. Tacchia. Favorevole. Richiamo di nuovo il consigliere Sabatani per l'espressione di voto. Allo stesso modo lo vedo collegato, ma non sento. Comunque il verbale è approvato sempre con 4 voti favorevoli e un astenuto. Sì, grazie. Grazie Walter. Paolo, prego. Se presidente mi permette, riguardo al verbale in questo momento no. Votato. Se presidente Puliti mi consente un piccolo intervento. Certo. Allora, certo, riguardo alla mia rivendicazione che appare in quel contesto dell'abbreviario sintetico del verbale, ovviamente si perde traccia che del richiamo sostanziale ad alcuni aspetti del diritto e quindi sembrava che io mi soffermassi solamente sulla forma, rivendicando un primato della politica che non è esattamente quello che io mi permisi di dissi e mi sentii in obbligo di esprimere, e voglio ricordarlo a tutti laddove, perché è giusto e è saggio ribadirlo, perché fui seguito soprattutto dal consigliere Fabio Piattoni in quel caso, ed il tema che io sul quale posi l'accento rivendicando alcuni aspetti sostanziali fu il fatto che io intervenni dopo un piccolo esporre i fatti e una insolita rivendicazione da parte del responsabile presente in commissione, il quale disse che purtroppo, nonostante gli sforzi dell'azienda, il comune non garantiva
gli spazi stessi e quindi la definizione a terra, perché si parlava ovviamente sul programma del posizionamento Cassonetti e loro insistevano sull'impossibilità di riorganizzare il posizionamento dei Cassonetti dovuto principalmente al fatto che il comune non provvedeva alla segnaletica, alla descrizione orizzontale del posizionamento stesso, scaturito ovviamente da determinati gerenziali del traffico. E io in quel contesto mi permisi di dire come stessero realmente i fatti, che oltremodo non confutabili, e quindi dissi esattamente, o grosso modo comunque, parole del tipo che le determine dirigenziali erano tutte presenti e nel cassetto aziendale, oltre che negli altri cassetti, e non solo, e che la competenza non dissi direttamente di chi fossi, ma chiesi a gran voce al responsabile AMA presente in quel momento se sapesse esattamente di chi fosse la competenza della segnaletica orizzontale del posizionamento Cassonetti, e di dirla esplicitamente in commissione pubblica, perché questo dalla sua richiesta si era evinto un addossamento di responsabilità inesistente, uno scrollo di responsabilità. Questo io dissi, grazie, e ci tengo a ribadirlo. Grazie. Paolo, scusami un attimo, è andato via l'audio. Ah, peccato. No, io allora sono rimasto che la tua rivendicazione sulle proprie opinioni si riferiva ad alcune affermazioni del dottor Sciuto sulle competenze per la segnaletica stradale? Esatto, ci aveva chiesto, il loro impedimento nasceva soprattutto dal fatto che noi non provvedevamo alla segnaletica orizzontale sul loro posizionamento Cassonetti, ok? Cosa del tutto non vera, ho ben dimostrato in commissione che non era vera, tant'è che poi portai il responsabile stesso all'obbligo di dover dichiarare che questa competenza è in seno ad AMA, quindi è ad AMA che deve fare le strisce a terra, ok? Sì, comunque. A me non appare una cosa secondaria. Sì, nel verbale è chiaro. Visto che la scusa dell'impedimento sembrava, almeno a quanto io capii in quel giorno, in quel contesto di commissione, sembrava che si volesse far passare il messaggio che l'impossibilità era dovuta a una fase inesistente ma propedeutica alle attività stesso dell'azienda, cosa non vera perché è dimostrata dal fatto che è AMA a doversi occupare della segnaletica orizzontale, e penso che sia importante perché è un diritto sostanziale. Grazie. Sì. No, scusate, io adesso non ricordo perfettamente il verbale appena letto, ma ecco. Se ci fossero delle correzioni o delle approfondimenti. No, perché Sciuto lo ribadisce la competenza di AMA, ma allo stesso tempo non sa come mai la segnaletica spesso non sia presente. Scusi, Presidente, il dottor Sciuto lo sa perfettamente, è che in quel contesto dove si faceva questo tipo di analisi, stava per passare il messaggio in commissione che AMA era impossibilitata alla realizzazione del piano dei Cassonetti, del posizionamento Cassonetti, dovuta al fatto che l'azione principale, che era quella della descrizione a terra, mancava. E soprattutto disse persino che forse dubitò sul fatto che forse mancava persino qualche determina dirigenziale
per traffico, dato che di questo ho sindacato direttamente io, mi permisi di ricordargli che le determine dirigenziali del traffico le avevano direttamente loro in copia in azienda, ok? Esattamente per svolgere quelle attività che tutt'oggi mancano, e mancano non perché il Comune di Roma e quindi i municipi e quindi le ditte e quindi l'ufficio tecnico non fanno le strisce a terra, ok? Per la descrizione, per il posizionamento dei cassonetti, perché questa è una competenza AMA, quindi è una cosa che fa mancare AMA. E poi si appella al fatto che manca un'attività che dovrebbero fare loro, dubitando sulle responsabilità che AMA invece ben Paolo, purtroppo il tuo audio non è... va a singhiozzo. Comunque ribadisce su coloro che non sono in responsabilità. Ribadisce che la responsabilità è di AMA. Sì, questo l'ho capito, però purtroppo quello, poi dopo tutto... È quello. Il concetto l'ho perfettamente compreso, soltanto che, ripeto, l'audio è a singhiozzo. Ok. Per quanto sia possibile, mi permetto, segretario Walter, per quanto sia possibile, qualora fosse chiaro, se fosse possibile inserire nel verbale di oggi quanto ho affermato. Allora, nel verbale di oggi io ho scritto questo, no? Ho preso questo appunto, che il consigliere Manzorri ricorda come il suo accenno alla rivendicazione delle proprie opinioni si riferisse ad alcune affermazioni del dottor Sciuto sulle competenze per la segnaletica stradale orizzontale che risulta essere di competenza AMA. Grazie. Va bene così? Grazie, esatto, grazie. Sì, perfetto. Sì, di non... Di ribadire questa cosa, certo, sì. Di riaffermarla. Va bene, dato che sono le 10:49, io direi di chiuderla. Non so se tutti siete d'accordo, penso di sì. Chiudiamo la commissione. Ok, se non ci sono altri interventi. Walter, si può chiudere la commissione? Va benissimo, tanto alle 10:50. Adesso è scattato 50, quindi... Sì, alle 10:50. Va benissimo, ok. Io ringrazio tutti, gli uffici, l'ufficio e tutti i consiglieri.